Buongiorno a tutti, mi chiamo Ekaterina Malceva. Oggi vorrei fare vedere come dipingo la neve, l'inverno nella città. Prima di partire con l'acquarello, ho preparato un po' di schizzi che mi aiutano a dipingere. Ho preso semplicemente un pezzettino della foto che ho fatto in Urbino al festival l'anno scorso. Questo pezzettino vorrei interpretare in acquarello invernale. Faccio così che qualche tetti saranno coperti di neve e così mi faranno un bel contrasto tra bianchi e scuri. E facciamo un bel ritmo così. Questi sono i miei schizzi. Che ho fatto con carbone, con una matita, acquarellabile. Sono molto veloci e semplici. Faccio in un minuto, due minuti velocemente per prepararmi. E questo sarebbe un schizzo che voglio fare oggi. Qui cosa mi è piaciuto? Il ritmo tra i pezzettini bianchi, grandi, medi, piccoli, e una massa grande scura dei muri, che poi sopra facciamo qualche effetto del fumo del camino. Ok, iniziamo. Queste sono le preparazioni grafiche. Adesso partiamo con l'acquarello. Sto usando una carta di Bokenfort, 300 grammi, grana fine. È una cellulosa. Su questa carta è facile pulire i bianchi e non si assorbe tanto il colore. Sto facendo un disegno semplice, senza tante precisioni, e così poi vado più liberamente con l'acquarello. Praticamente cerco di non staccare la mano della carta. Cerco di fare una linea unica e morbida. E prima disegno le masse grandi, e poi le masse medie, e alla fine piccole. Adesso prendo i colori che si granulano bene. Per i caldi sarebbero la terra di Siena bruciata insieme con Shadow Violet del Daniel Smith. E per i freddi prendo ultramarine, un po' di cobalto turchese, cobalto blu e ceruleum. Un misto insieme mi fa una bella granulazione e una bella varietà del tono al caldo e dal freddo. Cerco di mischiare il colore con tanta acqua, così viene una granulazione che mi fa la textura per le case. Subito prendo un colore intenso e lascio spazi bianchi per la neve sui tetti. E cerco di unire tutto insieme. Dove mi serve più scuro, prendo meno acqua, così faccio la intensità del colore. Su questa parte aggiungo più acqua e mischio insieme la parte sinistra e la parte destra.
sarebbe più fredda questa parte, che mi fa una differenza. Non devo fare tutto uguale sia a sinistra parte sia a destra, deve essere una varietà del tono e del colore. Qui è importante dipingere tutto insieme e collegare tutte le case e forme insieme e fare una macchia grande, sempre unita, e mettere subito i colori scuri e intensi. E mischiando sulla carta e fare una varietà dei due toni, scuro e scuro medio. Questi spazi bianchi che sono venuti non devo lasciare seccare. Prendo lacco pulito e ammorbidisco confini. Sto usando un pennello morbido di pelo naturale, di un scoiattolo. Questo pennello pulisce molto bene. Vado avanti a ammorbidire spazi bianchi e pulire il colore, che cerca di entrare dentro sui tetti. A me servono puliti. Prendo ancora un colore intenso, aggiungo un po' sul foglio, finché ancora bagnato. Cerco di far andare la macchia che è rimasta sul foglio, una pozza di acqua. Pulisco i tetti, bagno un pezzettino della carta e poi pulisco con il pennello che assorbe bene. Faccio anche con gli altri pezzettini che sono rimasti. Prima li bagno, poi pulisco. Cerco di ammorbidire tutti i bordi. Con un spruzzino cerco di pulire via il colore che è rimasto lì e così mi viene una macchia più morbida e unita.
Ogni tanto sto usando il fazzoletto per pulire via i bianchi, un fazzoletto bagnato. E qui mi sta fermando un piccolo percorso dell'acqua. E lascio semplicemente andare dove vuole, non interrompo, così mi fa un effetto del fumo. È ora di fare i dettagli. Prendo una spatola e pulisco via il colore, così formo le finestre delle case. Prendo un colore intenso con la spatola e aggiungo i dettagli. Sarebbero le persiane delle finestre o qualche camino. Con la spatola prendo il colore intenso di cobalto turchese, faccio un po' di accenti che sarebbero le finestre, persiane, faccio in maniera ritmica, non tutti insieme, abbastanza separati uno dall'altro, e così mi fanno un po' di allegria, un po' di accenti colorati nella città. Thank you.
e sto usando anche le matite correlabili per fare un po' di dettagli, un po' di accenti, un po' di cammini. Un aqua stick che mi fa un bel contrasto nero, un pigmento secco praticamente, correlabile, un po' di puntini neri, scuri. E così sto per finire il mio quadro, senza fare troppo, senza fare troppi dettagli, e cerco di finire il momento. Correlando in questa maniera, importante seguire la macchia, come si forma lei, seguire la sua forma e poi solo aggiungere un po' di dettagli e dare il significato di cosa stiamo facendo. E così si può fare un acquarello spontaneo e molto, diciamo, leggero, senza tanta sforza, tanta precisione, abbastanza spontaneo e leggero, diciamo. Grazie per la vostra attenzione. Questi sono i miei schizzi che ho preparato prima. Si può vedere un po' meglio qui. È il quadro definitivo, venuto, diciamo. Non subito, ho usato un po' di prove prima, non mi è venuto subito, ho fatto un po' di esercizi prima e poi dopo, quando si è sentita libera, l'ho fatto questo quadro. Grazie!